Bentrovati con un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione In Salute. Le donne, abbiamo detto, devono controllare la propria salute, soprattutto la salute del cuore, alla stregua di tutto di quella dell'apparato riproduttivo, soprattutto se si ha una familiarità con i disturbi cardiaci, se sono ipertese, obese o comunque sovrappeso, se sono diabetiche, se hanno il colesterolo alto, insomma, povere donne. Ne parliamo con il nostro ospite in studio, dottor Marco Diena, che è cardiochirurgo, ma è anche Buongiorno. presidente della Fondazione Cardio Team Onlus. E soprattutto, dottore, le chiedo, ma quanto è reale questo problema? Beh, è un problema molto diffuso perché in effetti sappiamo che le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nella donna e nell'uomo, ma nella donna ancora di più dopo i 55-60 anni. Quindi è un problema che viene sottovalutato e sottostimato, perché il concetto che la donna vive di più e quindi è più in salute non è vero. Per stare in salute bisogna fare determinate cose. Senta, io per poter intervistarla sono andata un po' a informarmi anche su internet per cercare di approfondire questo argomento, insomma è cosiddetto dottor web o dottor internet. Quello che mi ha stupito è che balzava agli occhi che c'è una sottovalutazione da parte delle donne di questo problema, ma a volte questo problema non è riconosciuto neanche dai medici perché si associano i sintomi ad altre malattie, ma è proprio così? Sì, è vero. Nella donna la sintomatologia ad esempio dell'angina pectoris o dell'infarto è più variabile. Nell'uomo è un po' più tipica. Nella donna è delle volte più difficile da diagnosticare e c'è il rischio di sottovalutarla anche da parte di noi medici, quindi bisogna stare molto più attenti. Sappiamo che la donna ha dei sintomi che sono spesso fuorvianti, proprio sintomi del dolore toracico, e così come delle volte pensiamo che abbia una crisi anginosa e non ce l'ha, viceversa, bisogna stare attenti che non abbia dei disturbi anginosi e poi magari sottovalutiamo. Ad esempio il reflusso gastroesofageo dell'apnea iatale dà dei sintomi, quindi una sintomatologia simile a quella della malattia di cuore. E quindi delle volte è difficile, però ci sono esami diagnostici che ci consentono di fare la diagnosi più Quali precisa. sono le terapie? Sono diverse le terapie che vengono messe in atto per un uomo e per una donna? Questa è una bella domanda. Fino adesso tutta la farmacologia, o quasi tutta, ha previsto un trattamento uguale per l'uomo e per la donna, ma in realtà gli studi più avanzati ci dicono che i farmaci nella donna hanno, per la composizione corporea, hanno un farmacocinetico, diciamo un percorso diverso, una durata di effetto diversa. I farmaci che si sciolgono nel tessuto adiposo sono quindi più duraturi nella donna, quindi il trattamento in realtà va adattato e personalizzato, quindi della donna rispetto all'uomo, oltre che per il peso corporeo. Invece le faccio, ritorno alla domanda, a una domanda che si collega alla risposta che mi ha dato precedentemente. Lei ha detto che ad esempio molti sintomi di un possibile infarto sono confusi, tra virgolette, dico questa parola, con altri sintomi, ad esempio il fastidio alla gola, la pressione al torace o al freddo, altri sintomi, il dolore al collo o alla schiena. Come fa quindi una donna a riconoscere di avere in quel momento un infarto piuttosto che un'esofagite? Certo, Adesso io glielo dico proprio in termini perché sono una ma no, profana. certo, no, ma certo, ci sono dei sintomi. È chiaro che bisogna parlare col medico, perché è il medico che ha l'esperienza, che conosce da anni, proprio medico curante la persona. Per esempio, il dolore dell'esofagite è un dolore, è un bruciore che di solito sale dallo stomaco verso la gola ed è più frequente quando ci si china per alzarsi le scarpe oppure dopo mangiato, quando si ha lo stomaco disteso. Il dolore anginoso invece è un dolore, dolore coronarico, da sforzo, quando facciamo uno sforzo, se sentiamo stringere qua o se sentiamo un dolore al mento, un dolore al braccio, soprattutto al braccio sinistro, è chiaro che questo non è un dolore legato alla digestione. E poi ci sono ovviamente dei casi un po' delicati in cui un infarto della parete inferiore del cuore può essere scambiato per una maldigestione dopo ovviamente un pasto abbondante, ma queste sono poi sfumature che deve cogliere il medico. Ma in questo caso una donna come fa a intervenire? Cioè come fa a capire, cavoli, mi sta venendo un infarto, meglio che corro al Allora, pronto soccorso, se faccio in certo, tempo? bella domanda. Beh, innanzitutto se uno ha un dolore toracico che non passa in breve. Breve Così tempo? breve tempo è chiaro che bisogna fare una diagnosi, quindi è meglio andare in pronto soccorso. Dopodiché, di solito il dolore dell'infarto, il sintomo dell'infarto è legato anche alla pressione bassa, alla sudorazione, un senso di spossatezza, quindi sono dei sintomi che si aggiungono a un dolore toracico, un semplice dolore
che uno ha di tipo artrosico, di tipo ovviamente infiammatorio, un dolore della parete toracica. Quindi di solito ci sono dei sintomi in cui uno percepisce la debolezza, la sudorazione, la sensazione che ci sia davvero qualcosa che non va. La cosa importante è ascoltare il proprio corpo. Delle volte siamo molto impegnati e non ascoltiamo il nostro corpo, ma se noi facciamo attenzione il nostro corpo ci parla. E se noi facciamo grande attenzione sappiamo anche i cibi che ci fanno bene e ci fanno male, perché quando mangiamo qualche cosa di grasso, di fritto, se stiamo attenti lo sentiamo che queste cose ci fanno male. Quando invece mangiamo la verdura, la frutta, il pesce, le cose sane, questo sentiamo che ci fa bene. Dobbiamo essere un po' più attenti a noi stessi. Però senta, se dopo i 50 anni o anche dopo, quando vado in età pensionabile, sì, ogni tanto ho uno stravizio, sì, non succede niente. Ma in effetti non bisogna essere, a mio avviso, integralisti nell'alimentazione. L'alimentazione è regola d'arte, poi c'è una festa, uno mangia il dolce. Non so, anche scusi, la festa del nipotino che compie gli anni. No, ma certo che non bisogna limitarsi. Quello che conta è come si mangia tutti i giorni. Se una domenica o una festa si mangia e si beve qualcosa di particolare o si eccede, non succede nulla. E anche il vino, ad esempio, il vino fa addirittura bene. Il vino rosso, uno o due bicchieri a pasta fanno bene. E quindi non bisogna demonizzare alcuni alimenti, bisogna fare attenzione ovviamente con l'alimentazione equilibrata. Quindi in qualche modo dei corretti stili di vita, che è il termine degli stili di vita, sane abitudini alimentari, ritorna sempre in ogni nostra trasmissione. Ma allora perché è così difficile per le persone seguire queste regole, tra virgolette? Ma perché spesso si dice che le cose buone fanno male. Ma dipende, secondo me, da come ci abituiamo a mangiare sin da piccoli, sin da ragazzi, e come le nostre famiglie, i nostri genitori ci educano all'alimentazione. Se ci educano bene, siamo in grado di capire e percepire le cose che ci fanno bene, le portiamo avanti tutta la vita. È chiaro che se sin da piccoli ci danno o mangiamo le patatine, gli hamburger e le cose grasse, salami, eccetera, eccetera, siamo più portati a portarli avanti nel tempo. È chiaro che l'ideale della dieta, lo dicono anche i libri più recenti pubblicati, il dieta ideale è proprio quella vegetariana o comunque quella vegetariana associata al pesce, in cui bisogna eliminare assolutamente i cibi, i grassi animali, per poi mangiare più frutta, più verdura fresca e soprattutto anche gli alimenti a basso indice glicemico, che sono quelli che mantengono la glicemia più costante e evitano l'evoluzione del diabete andando avanti negli anni. Lei ha parlato di prevenzione, parla spesso di prevenzione anche perché è presidente di una fondazione che si occupa e mette in atto diverse iniziative. Abbiamo parlato di rapporti con le scuole, abbiamo parlato della bellissima iniziativa del Salone del Libro, ma so che fate anche molte altre cose, tipo il camper, chiamiamolo così. Ah, certo. Ne vogliamo riparlare di questa cosa che a me aveva colpito molto? Sì, il camper è un ambulatorio mobile che abbiamo attrezzato ormai 3 anni fa, perché era maggio di 3 anni fa, del 2014, e in cui effettivamente siamo riusciti a attrezzare questo ambulatorio mobile su un camper con un cardiologo o un ecografista e con un infermiere per fare il controllo del cuore con un ecocardiogramma. L'ecocardiogramma è questa apparecchiatura molto particolare che consente di filmare, fotografare il cuore, filmare il cuore nelle sue funzioni, le valvole, i ventricoli, quindi la contrattilità, e dà tantissime informazioni sul cuore, eccetto quelle legate alle arterie coronarie. E questo è importante perché abbiamo scoperto in diversi casi dei soggetti tra i 55 e i 75 anni, questo è il target della popolazione che abbiamo controllato, che pur non sapendo o non conoscendo una propria situazione cardiaca, invece abbiamo rivelato per alcuni di questi o gli aneurismi dell'aorta, che sono dilatazioni dell'aorta, oppure delle malattie valvolari importanti, e quindi hanno potuto queste persone evitare il peggio. Le malattie cardiovascolari, quindi, diciamo che sono malattie che non guardano il genere, non guardano l'età, quindi le malattie cardiovascolari colpiscono prevalentemente in età adulta e soprattutto anziana, oppure si possono verificare anche casi in età non così anziana? Le malattie possono colpire anche i giovani, sono malattie di solito o congenite o comunque precoci, e per questo è giusto fare un controllo anche sui soggetti giovani. E soprattutto fare della prevenzione anche con i giovani? Assolutamente sì. Beh, la prevenzione deve iniziare già dalle scuole medie superiori, dove anche noi andiamo da diversi anni. Abbiamo contattato più di 6.000 studenti, quindi insomma un lavoro fatto dai volontari della Fondazione CardioTeam, un lavoro importante. E per quanto riguarda invece quelle pediatriche, è chiaro che bisogna rivolgersi agli specialisti.
La ringrazio, dottore, per essere stato Prego. con noi. Spero di riaverla quando magari fate qualche altra iniziativa, sempre a favore del cuore, non solo delle donne, ma di tutte le persone. Quindi ringrazio ancora per essere stato con noi, ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito e li invito alla prossima puntata della trasmissione In Salute. Grazie e arrivederci.